questo numero di Salute Magazine: cardiochirurgia, la nuova frontiera è mini invasiva. Fondazione Deutsche Bank sostiene Telethon Career Award, un sistema miniaturizzato per differenziare i neuroni. La nuova frontiera della cardiochirurgia è mini-invasiva. Il suo utilizzo consente infatti di approcciare pazienti sempre più complessi, riducendo i tempi di durata dell'intervento e di ospedalizzazione. Se ne è parlato all'ISMET di Palermo nel corso di una 3 giorni che ha riunito massimi esperti della cardiologia nazionale e internazionale. Durante il webinar sono stati evidenziati i progressi in campo chirurgico e l'evoluzione post-operatoria dei pazienti sottoposti a tecniche mini-invasive. Dare un sostegno concreto ai giovani scienziati che nel nostro paese fanno ricerca scientifica di qualità. Questa è la causa che Fondazione Deutsche Bank Italia ha deciso di sostenere insieme a Fondazione Telethon attraverso il Telethon Career Award. Introdotta per la prima volta in occasione dell'ultimo bando per la ricerca extramurale, questa iniziativa ha offerto ai ricercatori più giovani la possibilità di ottenere, in aggiunta al finanziamento del progetto di ricerca, anche il sostegno al proprio salario. Il commento di Davide Barbavara, direttore generale di Fondazione Deutsche Bank Italia. Il Telethon Career Award innanzitutto è il sostegno che Fondazione Deutsche Bank Italia riesce a dare ai ricercatori. Ricordiamoci che quando si fa ricerca c'è un tema di progetto, quindi di finanziamento del progetto, quindi laboratorio, materiali, c'è dentro del software, computer, ma c'è soprattutto poi un tema di chi svolge quella ricerca e che deve essere giustamente remunerato per poter essere dedicato alla ricerca svolta. Il nostro contributo andrà a Maria Marchese dell'Istituto Stella Maris ed è volto alla ricerca sul CLN5, una malattia genetica grave, e la dottoressa Marchese andrà a indagare specificamente i meccanismi molecolari che stanno alla base della genesi di questa malattia. Noi siamo molto soddisfatti della partnership avviata con Telethon, perché c'è un tema di affinità sui valori di base, quindi di fatto la condivisione dei valori del no profit e della conoscenza della ricerca come il metodo migliore per poter fare del bene, ma c'è anche un tema di complementarietà, perché noi ci occupiamo della raccolta dei fondi, Telethon ha il metodo che individua su cosa indirizzare la ricerca e a chi affidare la ricerca. Noi inseriamo questa iniziativa nel contesto più ampio del Born to Be, che è uno dei nostri ambiti di azione, ed è il programma dedicato ai giovani per, come dice appunto la parola, Born to Be, per liberare il più possibile il loro potenziale. Quindi andiamo dalla valorizzazione del talento, all'accesso all'istruzione, fino all'agevolazione dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Con questo pillar della nostra azione noi siamo riusciti nel tempo ad aiutare, dare sostegno a circa 430.000 giovani, un numero davvero impressionante che ovviamente è stato possibile grazie ad una serie di azioni con diversi partner, con quindi sostegno ad esempio
allo studio per i più giovani, sostegno per specializzazioni e master universitari, come anche programmi web sull'educazione alimentare che ci hanno consentito appunto di raggiungere questi ampi numeri. Un team di ricercatori dell'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Lecce, in collaborazione con i colleghi dell'Ospedale San Raffaele di Milano e dell'Università di Maastricht, ha condotto una ricerca che ha portato allo sviluppo di una piattaforma microfluidica, uno strumento fondamentale per studiare la comunicazione cellula-cellula e l'interazione cellula-microambiente-extracellulare in maniera altamente precisa e con possibili applicazioni in campo neurologico. I risultati rappresentano il primo passo verso l'individuazione dei meccanismi alla base delle malattie neurodegenerative, come spiega Alessandro Polini, ricercatore del CNR Nanotech e autore dello studio. A termine si colloca nel grosso ramo applicativo degli organ on chip. Gli organ on chip sono dei sistemi miniaturizzati che permettono di studiare la comunicazione cellulare anche tra cellule differenti e la comunicazione tra cellule e microambiente in vitro, in maniera totalmente innovativa rispetto ai consueti supporti che vengono utilizzati per la ricerca, per gli studi cellulari in vitro. Essenzialmente noi possiamo costruire in un supporto di pochi centimetri l'ambiente che le cellule sentono nel nostro corpo e posizionarle in determinate architetture. Nello studio specifico noi ci siamo concentrati sull'utilizzo di cellule che sono alla base del circuito motorio, quello, il circuito cioè che ci permette di camminare e muoverci, e essenzialmente su neuroni e cellule gliali, nella fattispecie cellule di Schwann. E basti pensare che abbinando questa tipologia di dispositivo a cellule staminali prelevate da paziente, e nella fattispecie mi riferisco a cellule pluripotenti indotte, quindi cellule che vengono prelevate da paziente come semplice biopsia cutanea e possibilmente differenziate in vitro seguendo protocolli di differenziazione ormai noti. Noi possiamo ottenere delle cellule muscolari, per esempio cellule neuronali e cellule di Schwann, che ripercorrono esattamente le tipologie cellulari del paziente e quindi ricreare in vitro quel circuito motorio che può essere sano o patologico che abbiamo in vivo.